Ciao ragazze! Allora, oggi come ogni mese c'è il video dei prodotti finiti. Allora, io ho fatto anche questo mese una bella busta piena di prodotti per farveli vedere. Allora, iniziamo con le prime cose che prendo, insomma. Ho provato questi hamburger della Kyocene. Kyoene, Kyosene, non mi ricordo ora, non si riesce a leggere bene, comunque Kyoene si chiamano. E questi qua li potete trovare più o meno in tutti i supermercati principalmente. E io li trovo sia all'MD che al Todis, e sono molto buoni e tra l'altro costano 2 euro e ce ne sono due dentro. Ovviamente, vabbè, sappiamo tutti quante i prezzi delle cose bio e ci sono a vari gusti, ai ceci, ai semi di lino, agli spinaci e sono veramente molto 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 buoni. Io li consiglio, li ho assaggiati e sono buonissimi, sono davvero molto molto buoni. Quindi e sono anche certificati ICEA. Quindi li consiglio per chi li volesse comprare, perché solitamente questi burger biologici non è che sono tutti quanti buoni. Invece questo qua, scusate, oggi la fotocamera mi dà problemi. Questi qua invece sono molto ma molto molto buoni di sapore. Quindi questo è un prodotto promosso. Andiamo avanti. E vediamo cosa c'è in questa cosa che non mi ricordo manco più, che io poi accumulo. Ah, ci sono queste, le gallette 5 cereali della Fiorentini Bio, che è una marca che potete trovare sia negli MD sia nei Todis, insomma un po' dappertutto, ed è una linea biologica proprio, un'azienda biologica. E questi sono anche senza glutine e sono molto 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 buoni, quindi li consiglio e non costano nemmeno troppo, al massimo 1 euro li potete pagare, quindi sono promossi. Andando avanti, ho comprato delle uova della casa Bonelli. Queste uova sono molto buone, le vendono sia al Todis che in altri supermercati. Inoltre sono anche molto grandi. E quindi conviene, insomma, comprarle, sono di allevamento a terra e hanno anche un ottimo sapore. Poi, sempre da mangiare, ho provato questi biscotti riso su riso della Galbusera, sono senza glutine e sono biscotti con riso, cioccolato e scorza d'arancia, meno 30% di grassi, non contengono olio di palma. E vi posso garantire che il sapore è veramente molto buono e non costano nemmeno tanto, quindi sono promossi. Girando per i supermercati discount, ho provato questa casa che si chiama I Saporli del Vallo. Qui a Salerno da me si trova un supermercato che è un discount che mi pare che si chiama LD, non mi ricordo. Comunque non costano nemmeno tanto, al massimo 90 centesimi per 500 grammi di prodotto. E l'inci è molto 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 semplice. Praticamente che cosa contiene? Contiene semplicemente semola di grano duro e acqua e pasta fresca. Ovviamente questi sono i fusilli calabresi, ovviamente ci sono pure altri tipi di pasta, ma sono veramente buoni 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 di sapore. Inoltre meno di 7 minuti e subito già sono pronti, insomma, quindi sono promossi. Sono rimasta stupita andando al supermercato di trovare questa tipologia di patatine della Mica Chips della linea Alfredo Sveghi. Queste patatine sono buone, non contengono olio di palma e sono 100% naturali e sono composte da pomodoro e spinaci, ma vi posso assicurare, si presentano così grigliate, veramente come le vedete nelle immagini. Ci sono queste tre tipologie di colori,
ma veramente sono la fine del mondo, costano circa 1,20 euro, 1,25 euro e sono 110 grammi, ma sono ottime proprio di sapore. Io infatti le comprerò, se non mi sbaglio le ho già comprate, le ho anche mangiate un'altra volta, però sono veramente molto molto buone, ragazze, ve le consiglio, vi consiglio di assaggiarle perché praticamente me ne sono proprio innamorata. Poi andando avanti passiamo finalmente ai prodotti, io utilizzo per la mia, come integratore per la mia alimentazione, il carbone vegetale. Sto provando questa linea qua della Natura in Festa, che io trovo riesco a trovare al Todis, non mi ricordo ora il prezzo, comunque ora sono finite queste qua. Sono delle compresse, 80 compresse di carbone vegetale, che si possono utilizzare prima e dopo pranzo, dopo cena. Perché? Perché ha problemi di masticazione, che magari va un poco più veloce, quindi tende a gonfiarsi quindi la pancia quando mangiamo, se mastichiamo velocemente. E questi qua, diciamo che in un certo senso risolvono il problema, o almeno lo diminuiscono. Quindi per me queste qua sono ottime, ve le ho messe nei prodotti finiti perché era un prodotto finito e ho detto lo voglio dire alle ragazze che ho utilizzato questo prodotto, perché uno tante volte legge carbone vegetale e dice madonna mia, ma mi ingoio il carbone, invece il carbone fa molto bene. Io infatti ho letto pure su molti giornali, sto vedendo pure molto i panifici che stanno facendo il pane al carbone, infatti non l'ho ancora provato, ma lo voglio provare a dire la verità. E quindi ragazzi, è un promosso, se vi trovate al Todis compratelo. Poi passiamo finalmente ai cosmetici. Che cosa ho finito? Ho finito questa maschera viso che è della Soft e Delicate, sempre una marca che trovate al Todis. C'è una scatola, se non mi sbaglio ce ne sono 5, sì, mi pare di sì, e sono quelle maschere di tessuto che si mettono sul viso e insomma fanno, agiscono tipo 5, massimo 5 minuti, non di più. E questa contiene acido ialuronico e vitamina E, e non contiene schifezze, è una cosa molto importante. Io ve la consiglio, però se avete pelle molto delicata non ve la consiglio. A me è molto delicata, infatti io massimo 4 minuti la tengo su e poi subito me la tolgo, perché sennò mi inizia a tirare e poi mi sento la pelle troppo arrossata e non va bene. Però se la volete comprare, compratela, perché comunque è valido, l'INCI è accettabile, non contiene schifezze, quindi è un promosso. Un altro prodotto che mi sto trovando sempre bene, per chi mi segue lo sa che io utilizzo gli idrolati. Questo è l'idrolato di lavanda ed è molto 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 buono. Io le utilizzo come tonico. La lavanda è molto buona per il viso, io mi sono trovata molto molto bene, anche se l'odore non mi ha fatto impazzire. Questo costa 4 euro, ma ci sono anche altri siti che lo trovate anche a meno. Il massimo che lo potete trovare è 5 euro, ma deve essere proprio una cosa esagerata, a quel punto non lo prendete, vi consiglio. Questa è la linea della Saponaria. Vi ricordo che gli idrolati, in base alle tipologie di pelle che uno ha, alla problemistica che uno ha per il proprio viso, si sceglie il tipo di pianta, per esempio la camomilla per calmare i rossori, la salvia per i problemi acneici e altre cose. Andando ancora a visitare i siti e cose varie, vi rendete conto quale va bene per il vostro tipo di pelle. Io ne ho vari tipi in base alle problematiche che mi si ripresentano durante la settimana, durante l'arco dell'anno ne uso diversi, perché non è sempre uguale la pelle, purtroppo. A volte quando escono i brufoletti, certamente non mi vado a mettere la camomilla, mi metto una cosa che mi va a restringere un momento, mi va a risolvere un attimo il problemino. Quindi questo è un promosso per me, ragazze. Dove lo potete trovare? Nelle bioprofumerie, nei siti e-commerce, su internet. Un altro prodotto che ho provato è questo qua della Yves Rocher, che devo dire la verità non mi ha fatto impazzire,
però c'era un'offerta in estate e io l'ho comprato. Questo qua è un gel doccia al melograno e senza parabeni, ovviamente. Voi sapete che a me questa marca non mi è mai piaciuta, a me me la farò piacere purtroppo. E scusate. E questo, l'odore è stato delizioso, però purtroppo a me quello, ne sto provando anche un altro tra l'altro perché ne erano abbastanza. Devo dire la verità ragazze, è molto delicato questo qua, è molto bello il profumo è bello, però il problema di questi prodotti che hanno molti danno proprio quella consistenza, come se fosse un detersivo, non lo so, uno si mette addosso una cosa che tutti sembra veramente come quando stai lavando i piatti, cioè a me non mi piace quell'effetto. E quindi questo è perché succede questo, perché ovviamente non è un prodotto biologico, in C non è verde, non hanno messo i parabeni, magari non ci sono i siliconi, però fa schifo comunque questo prodotto. Io in un certo senso l'ho provato, però non è che mi ha fatto proprio impazzire, per fortuna l'ho finito, quindi questo qua per me è un bocciato. Andando avanti, sono rimasti pochissimi prodotti. Questo qua, che non so se metterà mai a fuoco la fotocamera, ed è praticamente lo stick labbra, il balsamo labbra, vedete che è finito proprio, il balsamo labbra della Alchemilla, al gusto di vaniglia, che profumo. Questi costano pochissimo e l'Inch è perfetto, sono quelli dell'Alchemilla, ci sono in varie profumazioni, infatti ora sto utilizzando quello della Vivi Verde perché ce l'avevo da un sacco di tempo, lo dovevo utilizzare, e quindi questo qua mi è finito. Però ragazze, questo è un prodotto valido, se lo trovate è bello in tutte le profumazioni. Questo è alla vaniglia, poi se non mi sbaglio c'è anche al cioccolato, a menta. Ci stanno, adesso usciranno anche i nuovi che io sappia, spero tanto che escono presto. Questo è proprio buono, io ve lo consiglio, è un prodotto promosso di Alchemilla e ve lo consiglio veramente ragazze, vi idrata le labbra, a me capita che me lo metto la mattina e il pomeriggio ce l'ho ancora, figuriamoci, e quindi per me è un promosso ragazze, viva Alchemilla. Un altro prodotto che non mi è piaciuto del Yves Rocher è questa matita, una matita, quelle là, insomma, appena scorrevoli, non so se si può vedere, e già ve lo feci vedere in un video. Questa è la consistenza, cioè questo è il colore, è finito perché ne è rimasto veramente pochissimo. Però ragazze, il problema lo sapete qual è, che questa matita io ogni volta che la metto si spezza sempre sta cosa, e non mi è piaciuto, mi è piaciuto molto, il colore è stupendo, devo dire la verità, a parte il fatto che questi prodotti non sono buoni come Inci, però una volta l'ho presi per prova, è bella, però non mi piace perché non dura troppo, e inoltre l'Inci non è nemmeno perfetto, quindi per me questo, a parte il colore, è un prodotto bocciato ragazze. Questa è la matita, quindi non vi fate convincere se la vedete, e non mi è piaciuta proprio, quindi è bocciata. Adesso sono rimasti solo dei campioncini, che tra i quali due me l'ha spedita anche una mia amica. Allora, la crema mani dell'Anthos, se non mi sbaglio già vi ho parlato una volta di questa crema mani. L'Anthos la conosciamo come azienda, gli ingredienti sono molto molto semplici, non è un'azienda biologica, però è un'azienda che utilizza tutti ingredienti naturali, contiene iperico, ipocastano e miele. Questa crema è favolosa come consistenza, a me piace, la porto pure in borsetta perché si assorbe subito. Ve la consiglio veramente, anche se il profumo non è la fine del mondo, però come qualità è molto 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 buona, quindi è un promosso. Un'altra crema dell'Anthos che ho provato è questa crema idratante per il viso. Questa è proprio fenomenale, fenomenale. L'odore è perfetto, ha un bellissimo odore, contiene albicocca, miele e olio di jojoba. Idrata molto ma non unge, e contiene anche camomilla. Ragazze, io ve la consiglio, è un prodotto veramente molto 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 valido, quindi è un promosso.
E adesso voglio parlarvi dell'ultimo prodotto dei prodotti finiti, che è il campione della Beauty Farm della Neve Cosmetics, che è un latte detergente e una maschera struccante. Che cosa possiamo fare con questo campione, con questo prodotto? Che possiamo fare? Questo prodotto praticamente, quando lo mettete sul dischetto e lo mettete per struccare il viso, subito strucca, e non solo strucca ma fa anche da maschera, quindi è molto molto buono, la consistenza è ottima e quindi è un prodotto consigliatissimo, ragazze. Bene ragazze, oggi i prodotti per questo mese, i prodotti finiti erano questi qua. È vero che non erano molti, alcuni sempre tra le cose di alimentazione, altri tra le cose di cosmesi. I prodotti sono finiti, spero che il video vi sia piaciuto e fatemi sapere sempre nei commenti qui sotto se il video vi è piaciuto. Mi raccomando, mettete sempre il mi piace e vi aspetto nel prossimo video, ragazze. Vi mando un bacio, ciao!